con Francesca Bonaccurso da Bologna. Francesca, fino adesso da Torino ci siamo collegati con Milano, tendenzialmente, con colleghi della zona di Milano. Abbiamo iniziato con Andrea Panico per il complesso di Telemaco, poi con Fabio Tognassi, Clinica del Vuoto, l'ultima cena con Natascia Ranieri, Ritratti del Desiderio con Francesco Giglio e oggi con te parliamo dell'ora di lezione di Massimo Recalcati. Benissimo, benissimo. Io ti ho chiesto di parlare di questo testo per la tua doppia competenza. So Sì. che hai fatto anche l'insegnante, sei una psicanalista a Jonas Bologna e anche privatamente. Quindi, e poi, se si può, lo possiamo confidare online, dato che tu sei una delle poche persone che ha un atteggiamento, come dire, tranquillo nel dare i voti a Recalcati quando fa le sue conferenze e tu gli dai i voti. Quindi sei quella che si mette nella posizione di dire quasi è andato bene. E Recalcati è molto sensibile alle tue osservazioni, quindi ti pone in grande considerazione. Le tue osservazioni sulle sue conferenze, lezioni sono molto ascoltate, quindi tiene molto in considerazione il tuo punto di vista. Come sei riuscita a fare questo, Francesca? Non mi ricordo come è iniziata, ma insomma è un gioco che è iniziato un giorno. E lui ci sta volentieri, ho visto. Poi, sì, è un gioco che gli piace, che lo diverte, e poi credo che abbia capito che dentro, diciamo così, questo gioco una punta di verità c'è perché io pento di essere, come dire, obiettiva. E quindi, così come a volte gli ho dato il massimo del punteggio, qualche volta gli ho dato anche, diciamo, un punteggio un pochino più scarso. Una volta siamo andati sotto l'otto, quindi è raro che lui vada sotto l'otto. Questo infatti, Sotto di solito prende 8, 9, 10. I 10 e lode sono stati due in tutto perché credo che siano una rarità. Sa che sono un insegnante esigente, quindi se lui mi mette nel posto dell'insegnante deve anche accettare che non sempre, diciamo, prende il massimo dei voti. Però una volta preso l'insufficienza era un giorno in cui non stava bene, quindi ha riconosciuto, aveva proprio la febbre alta, però non si è sottratto dal fare diciamo, il suo intervento che era qua a Bologna in una chiesa prestigiosa, quindi veramente non avrebbe potuto sottrarsi, ma con la febbre addosso la sua, diciamo, performance, tra virgolette, perché non ritengo che lui faccia delle performance Fa come delle testimonianze, infatti anche l'idea di dare il voto alla testimonianza è delicata come cosa. quella volta la febbre, diciamo, l'ha fregato, ma io come insegnante sono stata, come dire, umanamente impietosa. Abbiamo svelato questa. Beh, Recalcati con Bologna ha un legame particolare che dura da decenni ormai, quindi è la sua seconda città per la pratica analitica, per tante cose, cioè, è un bolognese d'adozione, potremmo dire, con Jonas. Credo che abbia fatto i 25 anni perché l'anno scorso a giugno-luglio ci ha salutato come Jonas a Bologna perché lui, oltre alle sedi prima di ABBA e poi Jonas, è sempre venuto fisicamente nel nostro studio. Adesso continua a Bologna perché va nella clinica dei disturbi del comportamento alimentare, però l'anno scorso giugno-luglio ci ha salutato come sede fisica di Bologna. È stata una separazione anche piena di emozione anche da parte sua perché ha lasciato, diciamo, un certo lavoro che ha portato avanti per 25 anni, quindi Caspita. come ci ha scritto in una mail, un pezzo del suo cuore l'ha lasciato con noi Lì. e noi lo stiamo custodendo, diciamo, non solo per tutto quello che lui ha fatto per noi, ma essere anche venuto fisicamente nella nostra sede è stato sempre molto, molto importante, che ha significato che
siamo stati liberi di appoggiarci, come dire, alla sua parola, ai suoi consigli, e quando ne abbiamo avuto necessità. Non abbiamo mai abusato, però insomma è stata una presenza significativa e questo è stato reciproco perché anche per lui è stato un pezzo di vita, diciamo, che ha trascorso nei 25 anni. Che bello. Beh. Francesca, dell'ora di lezione, che impressione ti ha fatto? Cosa possiamo dire di questo testo che non è un testo lunghissimo, però è pieno di tante cose, cioè veramente. La prima cosa che vorrei dire è che è la seconda volta che io leggo il libro, quindi l'ho letto non appena è uscito, come tutti i libri di Recalcati che io compro, e quindi l'ho letto. E l'ho letto questa seconda volta per questa occasione qui. E la cosa che mi ha colpito è stato che mi ha fatto un effetto di novità e di sorpresa, come forse fanno tanti dei libri che ci toccano, no? E in questa seconda rilettura, come dire, ne ho colto punti che non avevo colto sicuramente nella prima lettura, ma ho colto, come quello che dicevi tu prima, una densità. È un testo ricchissimo che ha una lettura. È una lettura superficiale, non dà, diciamo così, il senso di questa densità, ma anche della intensità. Mi sembra che in questo testo ci sia proprio la prova, la testimonianza di quello che lui vuole dire quando dice che cosa significa desiderio di sapere, desiderio di trasmettere, qual è la forza della parola. Mi sembra che in questo testo, questa volta più della prima, forse perché l'ho letto con più concentrazione, con meno concentrazione, ho sentito l'intensità del suo desiderio anche di dare un po' di linfa vitale, di dare forza a questa istituzione qual è quella della scuola, che è un'istituzione che lui ama. Che è la seconda istituzione importante per la vita degli esseri umani, quindi si sente tutta la. È un testo appassionale e anche di grande lucidità nelle riflessioni che fa, ma proprio si sente proprio come dire, la forza della sua parola. Sì, esatto, questo è proprio credo che traspare dalle prime pagine fino all'ultima, fino anche alla testimonianza sua di vita, no? In questo bellissimo ricordo per questa sua insegnante Giulia Terzaghi che ha cambiato, come lui dice, come dire, il corso della sua vita. Mi è piaciuto ancora una volta, diciamo così, posso dire. Beh, ancora no. Mi è piaciuto ancora una volta, no? È quello che un po' anche lui dice cosa deve essere un'ora di lezione, l'importanza di un'ora di lezione qua, l'importanza diciamo di un libro, è come scorrere come se ogni pagina fosse un'ora di lezione e il desiderio è di ancora, vado ancora avanti e quando si arriva alla fine uno dice vorrei leggere ancora. Chiaro, questo è finito, è il desiderio di leggere ancora sicuramente di Recalcati è quello che è passato in me, che passa in me sicuramente ogni volta che leggo un libro. Questo però ha questa densità anche umana, affettiva, emozionale, oltre a appunto, come dicevi tu, c'è un'analisi lucidissima della possiamo chiamarla della malattia che attraversa la scuola contemporanea, no? C'è un'analisi molto lucida e però c'è anche una proposta altrettanto lucida, altrettanto interessante, anche altrettanto praticabile, eh? E si sente anche la sua pratica di insegnante, cioè non c'è soltanto, come dire, una proposta che potrebbe venire dall'alto, da chiunque. Lui attinge alla sua pratica di insegnante, infatti lui stesso tante volte dice la mia seconda passione, oltre alla pratica della psicanalisi, è l'insegnamento. Lui
Sì, è questo si sente dal libro, oltre che per noi che lo ascoltiamo tante volte, no? Non c'è bisogno, diciamo, di dirlo, però in questo libro lo si sente e devo dire che questo l'hanno sentito anche per altre persone che l'hanno letto. Io, avendo fatto appunto l'insegnante, ho mantenuto rapporti con colleghi, amici, che sono tutti, i miei amici sono anche tutti fan di Recalcati. E che hanno sentito anche da questo libro la forza, diciamo così, della sua parola e del suo desiderio di trasmettere, e sono stati svegliati anche alla loro pratica di insegnanti. È un libro che effettivamente sveglia, poi ci si riaddormenta, come si suol dire, però ho sentito l'effetto di questo suo risveglio anche in colleghi che non sono avvezzi, diciamo, alla psicoanalisi, quindi che leggono un certo genere di libri, non quelli. Sì, questo libro lo potrebbe leggere una persona che non ha mai letto nulla di psicoanalisi e dall'inizio alla fine lo ripercorre tranquillamente, lo si capisce. Anche se trovo che questo libro sia un'intersezione incredibile tra il discorso dell'analista e il discorso dell'insegnante. Sì. Come dire, senza la pratica psicanalitica, senza l'incandescenza trasferale del movimento di una cura psicanalitica, forse sarebbe stato inconcepibile pensare, rivisitare la posizione dell'insegnante, soprattutto in un'epoca dove i riferimenti vengono cercati più nei riferimenti esterni che in riferimenti interni alla posizione dell'insegnante. Invece Recalcati permette di ricentrare l'attenzione su ciò che è veramente imprescindibile perché ci sia scuola. Sì, sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te in questo intreccio fortissimo che non sarebbe stato possibile senza la sua esperienza anche di analista. Del resto, lo stesso Freud diceva che un bravo insegnante dovrebbe prima analizzarsi. È ovvio che è un ideale, no? È un ideale alto questo, no? Analizzarsi per poter poi occupare la posizione dell'insegnante, la giusta, diciamo così, la giusta posizione. Quindi chi ha la fortuna, chi ha scelto nella propria vita di fare queste due cose, l'insegnante e l'analista, è chiaro che si crea un intreccio formidabile, e quindi chi usufruisce, diciamo, fra virgolette, di un maestro di questo genere può ritenersi fortunato, perché fa un incontro a dir poco eccezionale. Se volessimo raccontare, Francesca, cioè il cuore concettuale di questo libro, della proposta di Recalcati, a una persona che ne sente parlare per la prima volta, che quindi non ha avuto la possibilità di leggere o di ascoltare Recalcati, che si accosta per la prima volta a questo testo, come potremmo raccontarglielo, questo cuore concettuale vivente che Recalcati racconta, presenta nell'ora di lezione? Io credo che il cuore vivente di questo libro sta nella tesi che lui sostiene, o che io credo che lui sostenga, che non c'è possibilità di trasmettere il sapere senza transfert, e questo è il punto anche di aggancio con la cura analitica, no? Come non c'è cura analitica senza transfert, non c'è possibilità di trasmissione di sapere senza il transfert su che l'insegnante barra maestro trasmette ai suoi allievi. Mi sembra che questo sia il punto, diciamo, importante, che per poter, diciamo, trasmettere qualcosa a qualcuno occorre avere un desiderio, occorre amare il sapere, occorre desiderare sapere, e che quindi questo soprattutto passa quando anche lui fa l'esempio di cosa ci ricordiamo dei nostri insegnanti.
sicuramente molti contenuti non ce li ricordiamo, ma tutti noi non ci ricordiamo i tanti contenuti che sono stati trasmessi, però ci ricordiamo il modo in cui sono stati trasmessi, ci ricordiamo la cura con cui sono stati trasmessi alcuni contenuti, la cura con cui siamo stati curati come allievi. Questo mi sembra che sia, diciamo, anche importante, no? Non la trasmissione di un sapere che solo si sa, che è chiaro che il sapere bisogna saperlo, no? Ma il proprio amore particolare per il sapere. Questo in qualche modo, diciamo, passa ed è anche a prescindere, diciamo così, dai contenuti. Poi il bravo insegnante giustamente deve trasferire anche dei contenuti che sono indispensabili, ma se trasmette solo i contenuti e quindi un sapere più morto che vivo, non suscita quel desiderio di sapere che invece deve essere il vero obiettivo di un insegnante. E questa è l'erotica dell'insegnamento, secondo me. Lui cita un passaggio di Heidegger dove dice che in fondo uno non cerca soltanto di far imparare dei contenuti, ma cerca di insegnare a imparare. E il far imparare, l'imparare stesso, l'apprendere, sì. Si apprende nell'ora di lezione, non soltanto quindi il contenuto, ma proprio il movimento attraverso cui qualsiasi contenuto viene appreso. In questo senso forse il maestro dà un'impronta al modo di apprendere i contenuti, al di là di uno dei contenuti, uno poi potremmo dire può studiare altre cose, ma si porta dietro quel modo di apprendere i contenuti. Sì, è quello che lui dice, adesso non mi ricordo, forse verso la fine, quando ho capito l'ora di lezione a seguire, l'insegnante, come dire, oltre a dar testimonianza del suo rapporto particolare col sapere, ma lascia tracce, eh? E con queste tracce che poi ognuno di noi può fare qualcosa, no? E quindi anche il futuro insegnante, come sono stata io, per esempio, nel corso del mio insegnamento, mi sono resa conto, questo anche a prescindere dal testo di Recalcati che è arrivato negli ultimi anni del mio insegnamento, quanto gli insegnanti che erano stati significativi per me avevano lasciato traccia del loro modo di fare l'insegnante e di come io stessa sono partita da quel modo, da quella traccia che avevo lasciato, chiaramente per trasformarla, ma questo senza che fosse stato un percorso, non è un percorso razionale, non è un percorso di volontà, no? È come dire, è la storia della propria esperienza, poi l'insegnante che è, sì, se ci riflette, ti porta a ritrovare quelle tracce e anche come quelle tracce in qualche modo ci si è separati e senza essersi mai separati del tutto, no? Perché anche io ho avuto una Giulia Terzaghi nella mia vita ed è effettivamente anche per me una persona che ha segnato il mio cammino, forse ha segnato la mia scelta di diventare insegnante, ma che mi ha accompagnato per tutti gli anni in cui io sono stata insegnante, pur con tutte le trasformazioni che la psicoanalisi ha operato, come dire, su di me. Quindi è molto, molto importante questo punto, no? Di quanto gli incontri, questa è una delle parole chiave di questo testo, no? La parola testimonianza, la parola incontro, come trovo che sia una parola chiave la parola dono. Scusa. Senza dono di sé, senza dono della propria parola, senza dono del proprio desiderio di, è difficile. E poi Recalcati tra i doni in maniera controintuitiva dice che bisogna donare un vuoto, bisogna custodire un vuoto, far fare esperienza
con una dimensione che non viene mai del tutto restituita, potremmo dire, dalla simbolizzazione, dalla trama dei significanti, dal sapere stesso. Quindi c'è questo vuoto che viene donato e un rapporto con ciò che è impossibile da sapere. Tu, Francesca, cosa... Sempre immaginando delle persone... Non per forza addetti al mondo dei lavori della psicanalisi, come potremmo raccontarglielo questo rapporto con l'impossibile e che è un elemento fondamentale sia nella pratica psicanalitica tanto nell'insegnamento, perché Recalcati in fondo contesta anche la scuola Edipo e la scuola Narciso Certo, sì. Certo, e propone una scuola Telemaco, cioè utilizza, diciamo, il modello Telemaco anche rispetto al funzionamento dell'insegnamento. questo è un altro punto, diciamo, interessante, no? Della sua proposta, che è in parallelo anche con la psicoanalisi, no? In fondo la psicoanalisi ha l'obiettivo, come dire, di trasformare un soggetto che domanda aiuto in un soggetto analizzante, che sarebbe un soggetto che diventa attivo del suo percorso analizzante, quindi che si mette al lavoro. E quindi l'allievo della scuola Telemaco è qualcuno che diventa attivo e protagonista del suo sapere, ma non può diventare protagonista del suo sapere se non incontra qualcuno, diciamo così, un insegnante, più insegnanti dei maestri, che lo accompagnano a questa scoperta, quindi a questo passaggio da oggetto di sapere a soggetto del proprio progetto di ricerca di sapere. Questo dell'impossibile è il punto più difficile da spiegare, diciamo, a una comunità di non addetti ai lavori. Anche perché comunemente il discorso sociale cerca di spostare anche l'insegnamento, il funzionamento della scuola su un piano altamente produttivo e quindi laddove si incontrano dei limiti, questi limiti devono essere superati, devono essere assorbiti e questo in realtà blocca il movimento verso il sapere, cioè quella pretesa di un sapere esaustivo sulla vita. Bisognerebbe far passare, questo credo anche che anche gli insegnanti, ecco, noi qualcuno quando si fanno i seminari, credo che un punto questo sull'impossibile, impossibile saturare il sapere, no? Non è cioè c'è un vuoto strutturale per cui è impossibile saturarlo, alleggerirebbe molto gli insegnanti, diciamo gli insegnanti bravi, gli insegnanti che hanno la vocazione di insegnare, gli insegnanti che si cimentano, gli insegnanti che si sentono prigionieri di questa, insomma, che è stata definita un tempo la camicia di forza degli insegnanti, no? Presi, stritolati dalla macchina della valutazione, dalla macchina della burocrazia, dei file da trasmettere ai contenitori vuoti. A questo punto li alleggerirebbe molto, li solleverebbe un po' anche da quello che diventa anche impossibile non essere contaminati dal virus di quello che ti viene domandato, no? Di quello che ti viene domandato dall'altro. L'insegnante di una scuola pubblica deve stare dentro quella macchina, deve stare dentro un funzionamento. Il punto è lo stritolamento, lo schiacciamento anche del desiderio di sapere, di insegnare, di trasmettere, e quindi alcuni cortocircuiti si potrebbero un po' alleggerire, diciamo, spiegando e insegnando agli insegnanti che c'è un impossibile nelle tre educazioni, no? Nell'educare, il governare e lo psicoanalizzare, che non possono essere saturate da niente e da nessuno, che quindi c'è sempre uno scarto, ma che questo scarto può essere fecondo, può essere, come dire, benefico, può essere utile. La testimonianza dell'insegnante mostrerebbe come il rapporto con l'impossibile sia il punto di scaturigine del desiderio di sapere, Sì, esatto. cioè quel punto lì. E tu
Poco fa dicevi desiderio di sapere e desiderio di trasmettere in qualche modo, perché una delle cose che Recalcati fa notare è che l'insegnante che riesce a fare, dare testimonianza del suo amore per il sapere è innanzitutto quell'insegnante che mentre insegna impara lui stesso. Sì, questo diciamo non è l'unico che lo dice, sicuramente l'ha detto, forse non mi ricordo se Heidegger o qualcosa, ma lui cita chi l'ha detto. È una cosa che ha ripreso Lacan, ma è una cosa che imparano tutti gli insegnanti. Colui che impara di più è proprio colui che sta, che insegna, e che quindi quando si esce da una lezione con se anche solo con la sensazione o con più di una sensazione di aver imparato qualcosa di più, allora si è anche fatto una buona lezione, si è sicuro di aver fatto una buona lezione. Sì, io ho un caro amico che ha fatto la normale di Pisa, raccontava che ad esempio Remo Bodei quando faceva le lezioni negli anni 80, agli allievi, a un certo punto mentre diceva qualcosa si fermava e si appuntava a quello che lui stesso aveva detto. Quindi l'insegnante stesso sta in posizione di analizzante del sapere. Quindi, non c'è una padronanza rispetto al sapere, anzi, potremmo dire come si fa a toccare dal sapere. Qualcosa parla di te mentre tu stai parlando a qualcun altro, seppure in una posizione che non è, diciamo, che è quella di qualcuno che parte da un sapere che sa, è ovvio che per trasmettere devi sapere anche un qualche sapere, no? Ma mentre lo trasmetti qualcosa di te parla e quindi ti permette di sapere qualcosa di più di te, ma anche di sapere qualcosa di più del sapere che stai donando. E quindi ricevi un dono oltremodo. E a proposito di questo ricevere il dono, Recalcati, parla dello stile dell'enunciazione dell'insegnante. E ci sono alcuni passaggi, magari forse potrei addirittura anche citarli, leggerli, dove Recalcati fa vedere in che modo è possibile immaginare una trasmissione generativa del sapere. E come ci può essere un passaggio da maestro ad allievo, da maestra ad allieva, che sia la possibilità di una nuova apertura e non semplicemente quella della ripetizione o della riproposizione del discorso del maestro. In fondo è questo che caratterizza anche tutta l'opera di Recalcati. Come rimanere agganciati a una tradizione, come collegarsi al discorso dell'altro, ma allo stesso tempo, grazie a questo collegamento, riuscire ad esprimere la propria singolarità. Per questo Recalcati non è semplicemente un lacaniano, ma è un, potremmo dire, recalcatiano. C'è un accento molto importante su questa spinta verso la singolarità, anche se stavo pensando che anni fa un collega di Jonas Bologna mi aveva detto che c'erano altri analisti che dicevano: no, ma perché Recalcati non è propriamente lacaniano, non è del tutto lacaniano, lui è recalcatiano. E secondo me avevano ragione, ma cose tipo di 20 anni fa. Perché questo è un suo tratto particolare anche che cerca di imprimere in associazioni come Jonas o in una scuola di specializzazione come l'IRPA. Ci deve essere trasmissione, e se questa trasmissione non porta all'elaborazione di uno stile singolare, non ha funzionato. Certo. Su questo lui è molto fermo. È un'operazione molto difficile questa, Sì. un'operazione molto difficile perché dipende anche come dire, dagli ordini di scuola nei quali si pratica, sicuramente a livello di universitario, di scuole di specializzazione, credo che questo sia che credo sia più possibile. E a questo punto mi fa venire in mente questo che tu stai citando, diciamo così, che è importantissimo e si lega anche alla pratica analitica, no? La pratica analitica che cosa mira? Mira a far emergere la singolarità, no? E
e quindi anche l'insegnante dovrebbe mirare a far emergere questa singolarità del proprio modo di apprendere. È chiaro che questo è come dire, mentre tu stai insegnando, devi avere davanti tutte le vite che sono davanti a te, e le vite che sono davanti a te, come dice giustamente lui, sono come tutte le nostre vite, sono vite storte. Allora il vero insegnante è quello che sa, questo lui lo dice, no? Sa calarsi dentro quelle vite, ma non per raddrizzarle, ma perché, come dire, in qualche modo le loro vite possono procedere a trovare il loro modo, appunto, di essere, di rapportarsi con il sapere. E per questo nella parte finale dice che il dono più grande che un maestro può fare al suo allievo, dopo averlo accompagnato, è di lasciarlo andare, ad essere quello mi che... Mi permetto di citarlo, perché lo dice in una maniera precisa, che lui dice in una pagina, dice: la voce come stile dell'insegnante rende vivo il sapere, nel senso che non si limita a trasmetterlo, ma lo sa rianimare permanentemente. Poi c'è secondo me un passaggio che è di insegnamento, potremmo dire, sia a tutta la nostra comunità psicoanalitica lacaniana e sia anche agli insegnanti. Il processo della formazione deve staccare l'allievo non dall'amore per il suo maestro, segno di un debito simbolico inesauribile, né dai suoi enunciati, la cui trasmissione genera un effetto positivo di scuola, cioè di appartenenza, ma dalla sua presenza. Per un allievo questo significa innanzitutto imparare a trovare in modo singolare un punto di enunciazione proprio. Per trovare il nostro punto singolare di enunciazione non bisogna negare il transfert sul maestro e l'amore che questo comporta, ma sapersene servire. Non si tratta di lasciarsi ipnotizzare dalla seduzione della ripetizione, della riproduzione dell'enunciazione del maestro, ma di riconoscere il debito che lo stile del maestro, con lo stile del maestro per raggiungere un proprio stile. Cioè, secondo me, in queste parole, questo è l'effetto Recalcati, parole precise. Formidabile. E infatti il vero maestro poi non sopporta gli allievi che ripetono pedissequamente quello che l'allievo dice, però è il vero maestro, il vero insegnante, quello che ama veramente, no? Che il suo allievo raggiunga quel punto, e non sopporta che l'allievo ripeta pedissequamente il sapere che gli viene. Sì. Se pensiamo ad alcuni collegi docenti dell'IRPA, diverse volte Recalcati si è espresso sull'importanza di sostenere gli allievi, gli specializzandi in psicoterapia, dei futuri analisti, sul versante della singolarità. Sì, amore per gli enunciati, ma tutto questo deve portare poi alla singolarità. Certo. Francesca, tu nel tuo lavoro con gli insegnanti, cosa pensi che sia difficile da trasmettere da un punto di vista psicoanalitico? Qual è l'impossibile dell'operazione di passaggio, potremmo dire, di ciò che succede in un'analisi e di ciò che succede in un'aula tra insegnanti e allievi? Qual è il punto di differenziazione? Tu che sei un analista, sei stata anche insegnante. Qual è il punto di differenza? Perché fino adesso abbiamo parlato di qualcosa che vale tanto per la formazione psicoanalitica, tanto per una cura psicoanalitica, tanto per la trasmissione del sapere a scuola. Però c'è una differenza, c'è qualcosa che rende eterogenei questi campi. L'insegnamento non è la clinica. Sì. Beh, diciamo che lo psicoanalista deve sapere tenere maggiormente il silenzio di quanto non lo debba tenere l'insegnante. L'insegnante non può stare zitto, eh? Invece l'analista, diciamo, nel suo posto di sembiante di oggetto piccolo ha... deve aver imparato a saperlo tenere questo posto. L'insegnante non tiene lo stesso posto, ma tiene il posto di un animatore, come dire, del sapere, quindi
parla molto di più di quanto non parli un analista. L'analista, come dire, centellina le sue parole e l'insegnante delle parole ne deve spendere. E in queste parole che spende deve metterci quello che dice Recalcati, deve metterci l'eros, deve metterci il corpo, deve metterci il E corpo. c'è dalla voce, era Deve metterci il probabilmente. corpo della parola, deve metterci la voce. Per gli insegnanti di oggi è molto difficile sganciarsi dalla domanda dell'altro. Questo è molto difficile per gli insegnanti di oggi. Ed è quello che poi può portare a rivolgere la stessa domanda agli allievi, a riproporre la stessa dinamica con gli allievi. Ciò che viene domandato si fa diventare l'insegnante un domandante, come dire, della performance, quindi la scuola che spezzetta tutti gli obiettivi, che deve valutare e misurare ogni micro sequenza, piace all'insegnante, ma al contempo l'insegnante diventa, come dire, parte di questa macchina se non c'è, come dire, in qualche modo anche un terzo che può mettere in parola anche la sofferenza che gli insegnanti lamentano come dire, nel modo in cui oggi gli viene chiesto di fare gli insegnanti, no? Perché c'è una quota di sofferenza che ha a che fare con l'impossibile, no? Su cui l'insegnante si deve fare carico, c'è una frustrazione, l'allievo non rende mai all'insegnante quello che l'insegnante, come dire, idealmente vuole. E questo qui va lavorato perché un analista che insegna a questo punto l'ha lavorato nella sua analisi, ma un insegnante non è stato un analizzante e quindi su questo punto c'è un punto di sofferenza che lo fa cortocircuitare. Beh, questo potremmo dire sarebbe l'oggetto specifico del contributo della psicanalisi all'insegnamento, forse perché riguarda proprio la posizione, l'enunciazione del posto che si occupa. Francesca, questo è stato un periodo di lockdown, adesso c'è la riapertura, dove in Italia la scuola è stata chiusa, c'è stato un impatto incredibile sulla scuola, dove credo che anche le disuguaglianze sociali siano state ancora di più amplificate, perché intanto non credo che ci sia stato il passaggio vero all'e-learning, come di solito si dice, non è che la scuola è diventata scuola online, ci si è arrabattati. Tu che idea ti sei fatta di questa situazione rapportata alla scuola? Come la vedi dal tuo punto di vista, immaginando anche che poi tu ascolti delle persone che avranno figli che vanno a scuola o insegnanti, hai amici, quindi dal tuo osservatorio clinico e chiamiamolo anche sociale, come. Guarda, entrambi, sia gli insegnanti che i genitori, hanno sentito la mancanza della scuola. Questo è un effetto, diciamo, quando qualcosa manca, si fa sentire, come dire, il desiderio della presenza. Questo mi è sembrato un punto importante che temo che andrà dimenticato, sono pessimista in generale, quindi ai genitori la scuola è mancata perché comunque la scuola è un luogo dove per alcune ore al giorno i bambini vivono. E per ora mi sembra che l'effetto positivo sia una riabilitazione dell'importanza della scuola, perché hanno dovuto toccare con mano quanto tenere i figli a casa può essere impegnativo, ma quanto è impegnativo fare in qualche modo Tenere i figli a casa lavorando anche. lavorando e fare gli insegnanti anche ai propri figli, perché purtroppo. Però diciamo che se io penso alla mia esperienza personale, la questione non è che tu stai a casa con i tuoi figli e li aiuti a scuola, stai
Stare a casa e lavorare anche, cioè, La doppia fatica, no? Di fare le fare. riunioni smart working e allo stesso tempo Sì, c'è fare stata una tutto. sovrapposizione inedita nella vita delle famiglie, Sì. perché. Questo però diciamo che è un dato di realtà, no? Fare tutto quello che si faceva prima, più lavorare in casa, più i figli seguirli nella scuola o nel gioco, a seconda diciamo dell'età. Però mi sembra che dentro questa, diciamo, questa scuola così tanto maltrattata, così tanto criticata, perché... In questo tempo qua, insomma, in qualche modo la scuola viene riabilitata nella sua funzione. Quanto si riuscirà a tenere aperto questo punto, di quanto, diciamo, la scuola deve riprendere la sua centralità e non tanto come luogo di babysitteraggio, ma come luogo formativo, lockdown, una piccola occasione, diciamo, alla data. E ho anche sentito gli insegnanti, che in questo tempo di grande fatica anche per loro, perché fare l'insegnante, diciamo, senza la presenza dei corpi, questa è la prima cosa che un insegnante sente come mancante, no? Il feedback. Sì, fa fatica ad appoggiarsi a una relazione, un'atmosfera, un'interazione. Appunto, questo diciamo è stato un altro punto di, come dire, di sofferenza, eh? Al contempo un desiderio di ritornare laddove, come dire, si ripristina, diciamo, quel setting, quella normalità che rende viva la lezione degli insegnanti. L'insegnante esiste perché esiste l'allievo, l'allievo esiste perché esiste l'insegnante, e questa... È quello che si passa, che dicevamo prima, no? Quello che si passa del corpo vivo della parola, quello che si passa dei corpi a corpi, dello sguardo, di intesa, di complicità, ma anche a volte di, come dire, di rimprovero, di assenso, di dissenso, insomma, di sguardi che rinviano a, devo ripeterlo questo punto, per esempio, no? Cioè, quanto passa in questa relazione in cui l'insegnante capta che c'è un alluno che non ti sta seguendo perché tu non ti Anche stai. perché le lezioni online dove vengono registrate o messe su un canale, cioè non è la stessa. E No, assolutamente. in più, attraverso lo schermo, non c'è la possibilità di mantenere l'attenzione e il coinvolgimento, come dicevi tu, che si avrebbe in un'aula. Il corpo, ecco, la scuola ha bisogno di corpi per Esatto. esistere. Bene, Francesca, io ti ringrazio. È stata una bella chiacchierata dove abbiamo ripercorso tante cose. Secondo te, questo testo, ecco, facciamo un discorso per gli analisti. Quanto può servire? Anche per gli analisti, perché adesso che ragionavo, non vorrei dare la sensazione che abbiamo applicato la psicanalisi all'insegnamento, ma anche che cosa, forse questo è un punto che potremmo ancora aggiungere, che cosa possiamo imparare dall'importanza dell'insegnamento? Perché a volte gli psicanalisti psicanalizzano tutto, invece c'è qualcosa di simbolico dell'istituzione scuola, del rapporto tra insegnanti e allievi che è importante mantenere anche nelle comunità psicanalitiche. Sì, c'è qualcosa di irriducibile, no? Nell'insegnamento che non può essere tout court, diciamo, assimilato a quella che è la psicoanalisi, ma qualunque, diciamo, analista da questo testo potrebbe apprendere tantissimo dal punto di vista. Forse potrebbe, sto pensando a tante scuole di formazione, a tante impostazioni, a tanti orientamenti, a tante associazioni. Sia le scuole di specializzazione di psicoanalisi. Sì. Sì, penso che sia utile perché in alcuni casi credo ci possa essere la tentazione
di sopravvalutare l'appartenenza rispetto alla dimensione vivente del sapere. Sì. Perché il mondo degli psicolaureati, diciamo, è un mondo dove conta tanto l'appartenenza, di che scuola sei. Junghiano, freudiano, lacaniano, relazionale e i vari bioniano, sono gruppo analista, sono psicoanalista, sono della Gestalt, dove l'appartenenza viene spinge troppo sull'identità dello psicoanalista. Se invece si prende in considerazione la dimensione dell'insegnamento, si fa capire che l'insegnamento è un'attitudine invece a muoversi tra gli orientamenti, a muoversi nel sapere, più che utilizzare il sapere come mezzo di identificazione. Certo, ma no, l'hai detto bene. Però credo che ci sia, perché tante volte si cerca, non so, di dire, questo va detto secondo il gergo, che poi. Questo testo di Recalcati è un testo anche, potremmo dire, sull'apertura del linguaggio della psicanalisi. Cioè non è solo un testo sulla scuola, ma anche un testo che fa teoria sulla trasmissione della psicanalisi. Quindi non pensare che sia il gergo specifico di quell'orientamento che fa di quell'orientamento qualcosa di significativo nell'incontro con il reale. Potrebbe dire che bisognerebbe tenere insieme, come dire, anche una propria appartenenza, una propria identità o come dire, con l'apertura ai saperi degli altri, perché ogni sapere va comunque interrogato e quindi ogni sapere ti può dar qualcosa. Cioè, è difficile rinunciare all'identità, ma quando l'identità diventa qualcosa su cui ci si schiaccia, e non si interrogano più gli altri, anche gli altri saperi, questo diventa, come dire, ci si allontana da quell'amore per il sapere che dicevamo prima, che è l'amore dei saperi e del proprio modo di interrogare il sapere. Sì, di fare cioè di non privilegiare, potremmo dire, la purezza della dottrina come fonte dell'identità, ma semmai l'identità è una zattera che serve soltanto per passare da una riva all'altra riva, poi bisogna scendere Poi bisogna scendere da quella zattera. da quella zattera. Bene, Francesca, grazie per questa bella chiacchierata. Ci Grazie vediamo presto, domani noi stiamo. a te. Grazie. Ora saremo collegati. Sì, manderemo lunedì sui canali di Telemaco Torino questa intervista, ma noi ci vediamo domani per il convegno Jonas. Ok. Bene, Francesca. Grazie mille, Nicolò. Ti sentiamo presto. Grazie a te.